Salve, spieghiamo in questo breve video come misurare la pressione arteriosa in maniera tecnicamente corretta. Vediamo subito la posizione del paziente, che deve essere comodamente seduto, con la schiena poggiata e il braccio di misurazione rilassato. Questa posizione deve essere mantenuta almeno per 3 minuti prima di ogni misurazione pressoria. Ed è finalizzata a verificare il valore pressorio del soggetto o del paziente in relazione a standard noti. In questi 3 minuti il paziente non deve essere impegnato in conversazioni o in altre attività da seduto. Questo al fine appunto di raggiungere uno stato cosiddetto basale di valore pressorio, che poi è quello che si confronterà con i valori pressori normali in assoluto e specifici del soggetto. Poniamo che siano passati dunque 3 minuti e iniziamo la misurazione. 3 minuti sono un tempo minimo, ma qualsiasi tempo va bene per la misurazione dal terzo minuto in poi. Il braccio deve essere scoperto e libero da vestiti, come in questo caso. Il gomito deve essere poggiato su una superficie piana, possibilmente non troppo calda o troppo fredda, e l'avambraccio deve essere scoperto. L'apparecchio pressorio che considereremo per questa misurazione è esclusivamente l'apparecchio elettronico, perché non possiamo spiegare in questa sede l'utilizzo degli sfigmomanometri medici che non sono di comune uso e richiedono delle lezioni pratiche per la loro verifica. Scegliamo un bracciale che abbia una dimensione appropriata per il braccio cui dobbiamo fare la misurazione. Il bracciale si compone di un manicotto gonfiabile, che è quello a cui è collegato il tubo collegato al manometro. È questa parte del bracciale che deve essere messa a contatto con l'arteria del paziente di cui vogliamo misurare la pressione arteriosa. L'arteria non decorre al centro del braccio in questo punto, ma decorre nella parte interna del braccio sotto il muscolo ed è questo il punto in questa sede dove dovremo mettere il nostro bracciale. Il paziente può muovere il braccio e calzare il bracciale o noi possiamo sfilarlo. La parte corrispondente del tubo, o in alcuni bracciali c'è anche l'indicazione esatta della arteria o il nome inglese corrispondente, deve essere dunque poggiato all'interno del braccio. Il bracciale deve fasciare il braccio senza stringerlo, ma anche senza lasciare vuoti inopportuni. Il bracciale deve essere posto al di sopra della piega del gomito. Il paziente deve poter piegare il braccio liberamente. La posizione dei tubi non è importante perché questi tubi non sono facilmente comprimibili. Se avete dei dubbi, ponete i tubi lontani da pesi. A questo punto potete effettuare la misurazione. L'apparecchio farà da solo, vi darà un messaggio di errore o vi darà un messaggio di pressione con di solito anche una frequenza cardiaca. Alcuni apparecchi danno anche un valore abbastanza attendibile della tipologia di ritmo cardiaco, individuando delle aritmie come la fibrillazione atriale, suggerendo quindi di rivolgersi al proprio medico. Alla fine della misurazione, durante la quale non dovrete toccare il braccio, perché altrimenti toccando il braccio falserete la misurazione pressoria e, mi raccomando, il paziente non dovrà parlare, potrete anche ripetere la misurazione, ma mai prima di 3 minuti. Ogni misurazione pressoria sarà necessario liberare il braccio, fare rimanere il paziente nello stesso modo con cui dicevamo prima e rifare la misurazione dall'inizio. Questo perché se noi misuriamo più volte la stessa pressione nello stesso paziente, ravvicinando i tempi, creiamo una falsa riduzione di pressione nella zona del braccio che è soggetto a continue ischemie date dal gonfiamento dell'apparecchio.